Ben ritrovati da Pasqualino Lettura per questo nostro nuovo appuntamento con i giornali in TV, come sempre sui nostri canali del Digitale Terrestre DSTV, ma vi ricordo che potete anche seguirci sulla nostra pagina Facebook DSTV, ma anche sul nostro canale YouTube. Iniziamo questo appuntamento con la prima pagina di Gazzetta del Sud. Inizia una settimana per Catanzaro, che porterà appunto alla fine di questa settimana al ballottaggio tra i due candidati a sindaco, che sono appunto Nicola Fiorita e Valerio Donato. Catanzaro, definite le forze in campo, titola Gazzetta del Sud. Non ci sono apparentamenti ufficiali in vista del ballottaggio, solo appoggi esterni per Donato e Fiorita. Poi ci sono ballottaggi anche in altri comuni. Acri, salta l'intesa tra Zanfini e Cofone. A Paola Perrotta sceglie Ciodaro. Purtroppo un altro grave incidente sulla statale 106, incidente mortale, un motociclista perde la vita sulla 106, leggiamo. L'incidente è avvenuto lungo il tratto di Calopezzati. Salvatore Basile, 65 anni, nativo di Acri, risiedeva a Cosenza. Indagine della Polstrada, nessuno scontro con altri mezzi, quindi ancora una volta, insomma, la statale 106 fa registrare un'altra vittima. E a proposito, c'è un altro femminicidio: ammazza la moglie e si toglie la vita. Ennesimo femminicidio, questa volta è successo nell'Eccese. Parlano alcuni conoscenti. Lui è ammalato di gelosia, lasciano due bambini, dice appunto questa notizia che abbiamo letto dalle pagine di Gazzetta del Sud, prima pagina di Gazzetta del Sud, con cui, come detto, noi abbiamo aperto questo nostro nuovo appuntamento con i giornali in TV. E andiamo ad altre notizie della prima su Gazzetta del Sud. Caos rifiuti a Reggio Calabria, la Metro City fa ricorso al TAR contro la Regione. Ancora, abbiamo molte notizie di respiro nazionale e internazionale su Gazzetta del Sud. A proposito della questione che riguarda la guerra, i russi avanzano nell'est Ucraina, comandanti dell'Azov nel carcere duro a Mosca. Poi domani il vertice sul gas, Eni, ok l'accordo in Qatar. Poi ancora, in Romagna per curarsi si è spenta Nazifa, la ventenne afghana, quel premio da Mattarella. Poi abbiamo Francia senza maggioranza, male Macron, un esploit della destra di Marine Le Pen. Dal premio Oscar al fermo per stupro, a Ostuni gravissimi abusi contestati al canadese Poulagis. Questo era sulla prima di Gazzetta del Sud. Andiamo alla prima del Quotidiano del Sud. Gioia Tauro, titolo del Quotidiano del Sud. Gli ulivi secolari sradicati per essere rivenduti a caro prezzo al Nord. Poi politica, Adamo elogia Mancini, riattualizziamo il suo pensiero riformista. Scuola, la professoressa affetta da sclerosi ricorre per tornare a insegnare. Catanzaro, comunali, la Meloni sostiene Donato per un centrodestra unito. Poi Reggio Calabria, Arghillà chiesta cabina di regia per acqua e rifiuti. Sanità, a Vibo, il Covid ha condizionato tutte le attività. A Crotone, Confcommercio sul piano nazionale di ripresa e resilienza estate, comune silente. Poi sviluppo, l'allarme GUIL, fondi coesione, investimenti a rischio, quindi sono a rischio i fondi per la coesione e di investimenti. E poi a Lamezia abbiamo questa notizia che riguarda 5 ore di ritardo per il volo Lamezia-Bologna. Poi nella prima pagina del Quotidiano del Sud, a tutta pagina, troviamo l'ospedale di Cosenza e lite sull'ubicazione, ma il Ministero non l'ha ancora finanziato. Cosenza lo vuole a Vagliolise, rende ad Arcavacata, l'hub regionale rientra fra le opere ex articolo 20, ma la Regione ancora non ha inviato al Ministero il piano triennale degli investimenti per il nulla osta del nuovo ospedale di Cosenza. Poi anche qui
notizie sul fronte della guerra tra Ucraina e Russia, Medvedev provoca l'Occidente, l'Unione Europea potrebbe sparire prima che entri Kiev, i comandanti di Azov in prigione a Mosca, la NATO avverte, la guerra potrebbe durare anni. Poi agricoltura, dopo 40 anni inaugurata la diga Re di Sole. Questo era appunto sulle pagine del quotidiano del Sud. Andiamo all'interno anche per le notizie calabresi di respiro nazionale, la politica nazionale. Conte ammonisce, Di Maio ha screditato l'immagine del Movimento 5 Stelle, mentre il ministro Di Maio dice contro di me odio e livore. Poi Occhiuto, il presidente della regione illustra la sua strategia per il mare pulito nel corso di una conferenza stampa. Poi il report sul mare di Mario Pileggi, leggiamo sul quotidiano del Sud, gli ultimi dati dell'ARPACAL registrano miglioramenti. Ancora sul quotidiano Catanzaro, dogane, improcedibilità per un tecnicismo, precisazione del sindaco di Catanzaro. Ecco qui all'interno l'approfondimento della notizia che leggevamo in prima sul quotidiano, il fondo di coesione è a rischio e a Gioia Tauro il business degli ulivi secolari, piante sradicate selvaggiamente vendute al nord per migliaia di euro. Su Catanzaro Meloni tira la volata, ha donato, poi Fiorita, ultimo sforzo, è il momento del cambiamento, l'appello al voto di Capellupo cambiamento. E Sergi del Movimento 5 Stelle. Lamezia, sulla Lamezia, le pagine di Lamezia del Quotidiano del Sud, pericolo in via del progresso, titola il Quotidiano del Sud, i cittadini sollecitano la messa in sicurezza dell'incrocio a via del progresso, preoccupazione per l'incremento degli incidenti, manca la segnaletica, quindi il comune intervenga per migliorare la viabilità su via del progresso, dove spesso si verificano incidenti anche gravi a causa della mancanza di una segnaletica che induce gli automobilisti a commettere infrazioni, quindi c'è appunto questo problema che riguarda Via del Progresso. Poi Portavoz d'Europa, premiato il liceo Campanella, il liceo Tommaso Campanella appunto è stato premiato in questo progetto, cosiddetto Portavoz. Poi Fede e Cultura sulla Lamezia, la presentazione del libro di Don Giovanni Mazzillo al Chiostro Letterario, un'iniziativa di Pax Christi. Poi abbiamo questa notizia di cronaca sulla Lamezia, auto in transito prende fuoco, i pompieri salvano una coppia, tanta paura in località Bucolia di Lamezia Terme. Poi Crotone, PNRR d'estate, comune silente, Confcommercio in attesa di risposte dall'amministrazione comunale, il direttore Ferrarelli, non abbiamo contezza della programmazione dell'ente. Poi si teme un'altra estate senza acqua a Melissa, sempre in provincia di Crotone. Poi cabine di regia per i sempre dimenticati, per il comitato violata la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, caso Arghillà a Reggio, punto. Zeppa di rifiuti, questi erano i problemi che arrivano dal territorio di Reggio Calabria. Poi Vibbo, il Covid ha condizionato ogni attività, la relazione del direttore degli ospedali Michelangelo Miceli sull'emergenza. Poi ancora sono i problemi, come sapete abbiamo parlato già nel corso delle precedenti edizioni dei giornali in TV, tre assessori a Vibo che si sono dimessi, Fratelli d'Italia fa quadrato attorno a Falduto a Vibo, difeso l'operato dell'assessore nella vicenda per i fondi degli eventi, il partito precisa sui termini che hanno portato all'erogazione del finanziamento. Ancora sul quotidiano del Sud abbiamo altre notizie, poi passeremo allo sport, abbiamo tante notizie, molte oggi essendo appunto la prima giorno della settimana, i giornali sono appunto ricchi di notizie sportive. Intanto sul quotidiano del Sud, società e cultura, i calabresi protagonisti della resistenza romana, il legame con la Calabria del religioso rievocato in Roma, città aperta, questo era all'interno delle pagine
del Quotidiano del Sud. Andiamo adesso anche all'interno delle pagine di Gazzetta del Sud. Ecco qui Gazzetta del Sud. Rifiuti, Metro City contro la Regione, presentato al TAR ricorso contro l'istituzione della nuova autorità dell'unico ambito territoriale calabrese, sollevata anche una questione di illegittimità costituzionale della legge. Parliamo di Reggio Calabria, dove c'è questo problema ancora atavico dei rifiuti. Poi in Calabria gli appalti in Calabria partono già in ritardo, solo per aggiudicare una gara serve un mese in più rispetto al resto del paese, i dati di Banca Italia. Poi la questione Vibo, fibrillazioni a Vibo, bloccato il rimpasto in giunta, congelato l'ingresso nell'esecutivo della consigliera comunale di Forza Italia, Carmen Corrado. Poi nuova intimidazione a Corigliano Rossano, incendiato un furgone, la criminalità continua a creare allarme nella città ionica con questo appunto. Poi Reggio Calabria, la Procura Generale accelera, in appena 9 mesi il dottor Gerardo Milan ha impresso un cambio di passo, maggiore interlocuzione con gli uffici requirenti del distretto, centrale unica per gli acquisti e ricerca di una nuova casa, attenzione sugli amministratori giudiziari. Cosche di 'Ndrangheta, il narcotraffico e l'aggravante della transnazionalità, la Corte di Cassazione fissa i paletti, annullato con rinvio la sentenza del processo Buongustaio. Questo era su Gazzetta, poi ancora a Cosenza una via dedicata al calciatore ucciso per errore dai clan, Salvatore Bernardo venne assassinato nel luglio del 1983 a San Fili, perché è scambiato per un boss dell''Ndrangheta. Come dicevamo anche qui, incidente sulla statale 106, un motociclista perde la vita. Poi Crotone, bonifica dell'ex area industriale, resta in nodo della responsabilità. Il Consiglio di Stato respinge il ricorso dell'ex Siendal sui siti di Crotone. Per i giudici servono accertamenti agli organi di controllo. Questo sulle pagine di Gazzetta del Sud. Andiamo anche alle pagine nazionali, prima di passare allo sport, di Repubblica. Ecco qui c'è il problema politico nel Movimento 5 Stelle. Su Repubblica, Movimento 5 Stelle, processo a Di Maio, il ministro quanto odio. Resa dei conti nel Consiglio 5 Stelle che censura il ministro degli esteri Di Maio, l'accusa è di aver offeso la comunità, congelata l'espulsione, l'ex leader politico pronto a lasciare il movimento, ma non fonderà un suo partito. Emergenza gas, max accordo tra Eni e Qatar, Berlino frena i consumi. Macron perde la maggioranza del Parlamento, esplodi Le Pen, elezioni in Francia. Poi ancora, anche qui, violenza sessuale, fermato Eggis, il premio Oscar. Poi giallo sulla morte di Bocchicchio, truffò VIP sportivi, incidente a Roma. E a proposito di sport, intanto su Repubblica leggiamo la vittoria al torneo Queens di Londra di Matteo Berrettini. Parliamo di tennis. Berrettini, campione sull'erba a Wimbledon, voglio un'altra chance. Questo era sulla prima pagina di Repubblica per quanto riguarda lo sport. All'interno di Gazzetta del Sud, ora andiamo appunto alle notizie sportive, calciomercato di Serie A, Inter Lukaku, affare chiuso, Abraham sirene dalla Premier per il centravanti della Roma, poi da Pogba a Big Rom, ritorni a prezzi di saldo, la parabola dei due campioni, ceduti a cifre iperboliche, raccolti a zero, quasi come affari low cost, parliamo appunto di Lukaku e Pogba. Poi Brasile, grande favorito, Francia prima europea, parliamo dei mondiali del Qatar del 2022 che si terranno a dicembre, le quote dei bookmakers, Kane il più accreditato tra i bomber davanti a Mbappé e Benzema. Andiamo alle squadre calabresi, Serie B, Regina, parola d'ordine, ragionevolezza. La felice conclusione della trattativa per il cambio di proprietà deve essere accompagnata da una certa cautela. La missione di Saladini è quella di creare un club solido e una squadra all'altezza. Intanto a breve Taibbi
incontra il tecnico Taibbi, dovrebbe essere appunto il nuovo direttore sportivo della Regina, che è stata rilevata dall'imprenditore lametino Felice Saladini. Poi nel puzzle delle panchine mancano solo due tasselli, oltre a quella Amaranto c'è da conoscere il titolare della panchina del Pisa. Poi Cosenza si profila una rivoluzione, tra fine prestiti e mancate conferme sono soltanto sette quelli sicuri di restare. Per la difesa piacciono Meroni e Pompetti. Poi Crotone, sulle tracce dell'esperto bomber Costantino, l'attaccante classe 90, è reduce da un ottimo campionato con la maglia del Monterosi. Poi Catanzaro, quindi parliamo sempre di Serie C, obiettivo Iemmello, ma serve un impegno maggiore. La trattativa per blindare l'attaccante entra nel vivo. La società deve fare uno sforzo superiore per strapparlo al Frosinone. Il giocatore deve rivedere le cifre tarate sui parametri dei grandi club. Poi parliamo di eccellenza, Reggio Med, risultati importanti, il vice allenatore ci crede, e poi la Promosport che giocherà in eccellenza, Promosport Lamezia, il presidente Folino ha le idee chiare. La riconferma dello staff tecnico, dice il presidente della Promosport Folino, un atto dovuto, abbiamo allargato i ranghi societari con nuove presenze. Poi Serie D, il raduno dell'Opel il 25 luglio, si cerca un over per reparto. Poi andiamo alle finalissime per approdare in promozione di prima categoria. Iaconetti trascina il Soccer Montalto alla gloria, quindi Soccer Montalto che vince 3-0 su Mesoraca e va in promozione. Poi questa partita si è giocata alla Rocco Riga di Santo Eufemio Lamezia. Invece per la Vigor c'è l'ennesima sconfitta dopo aver perso la finale, lo spareggio per approdare in promozione col Bivongia, ha perso anche la finale playoff, la finalista del playoff con l'Ardore per 3-0, partita che si è giocata a Palmi. Quindi un cinico Ardore batte la Vigor e può far festa. E quindi assegno nella ripresa Morabito e Gomez. Morelli, che è il direttore sportivo della Vigor, dice un KO pesante. Poi Vibonese e l'incubo Tari, mezzo milione in sospeso. Caffo, pagherò per spogliatoie e sala stampa. Stop, dice Caffo, conteggiati gli anni in cui lo stadio era chiuso. Poi Lamezia, parliamo di Serie D, Lamezia Terme si avvicina a Novelli. E per la panchina della Lamezia Terme c'è già un'ossatura di qualità, certe le conferme di Lai, Sabatino e Bollino. I gialloblu puntano a un progetto lineare e unico. Eccellenza rende il ripescaggio, resta l'unica speranza, ripescaggio in D. La società biancorossa vuole farsi trovare pronta se si presenta l'occasione. Poi Castrovillari, sempre Serie D, si pensa al secondo campo, via la campagna Bonaventi, Cittanova. In arrivo rinforzi imprenditoriali, c'è una luce in fondo al tunnel per Cittanova. De Mattei, l'ideale sarebbe costituire un inedito sodalizio. Formula 1, Gran Premio di Canada in Montreal, Verstappen doma, un grande Sainz. Podio insperato per Hamilton, Leclerc rimonta furiosamente fino al quinto posto. Il campione del mondo Verstappen conquista il campione del Canada riuscendo a tenere dietro il ferrarista Sainz, che sfiora la prima vittoria, quindi Sainz è arrivato secondo. Poi Berrettini si conferma King of Queens, il romano supera Krajnovic, bissando il successo dello scorso anno nello storico e prestigioso torneo londinese, in serie positiva da Stoccarda. Incredibile rientrare dopo l'operazione e fare il bis. Poi parliamo di volley, la Callipo ha già sistemato la diagonale regista opposto, pallavolo Serie 2 maschile, Vibonesi protagonisti sul mercato. Basket Serie B, la Viola Reggio Calabria deve decidere che stagione potrà fare. Questo era lo sport di Gazzetta del Sud. Andiamo ora allo sport del quotidiano del Sud. Regina si lavora per l'iscrizione. Tante le scelte da fare, dalla nomina del presidente all'organigramma del club. Mercoledì è l'ultimo giorno disponibile, c'è grande attesa da parte dei tifosi. Cosenza, il DS Gemmi, al lavoro per partire più forniti in ritiro, obiettivo rinforzi. Poi grande festa per la Calabria, parliamo del calcio femminile.
La rappresentativa supera le Marche e vince il torneo Città dell'Aquila. Le reti siglate da Mauro 5 e Romeo. Poi Catanzaro, vicino il ritorno di Blev, il portiere Marco Blev potrebbe tornare a Catanzaro, il DS Magarini è al lavoro da decifrare le situazioni di Van de Putte e Gemmello, il portiere già giallorosso nel 2020-2021 potrebbe tornare. Poi Locchi conferma partenze mentre si cerca un portiere. Castrovillari si riparte con gli abbonamenti, al via la programmazione. Poi Serie C, Crotone, c'è attesa per il DS, settimana importante per le prime ufficializzazioni. Stagione positiva per gli arbitri, parliamo di eccellenza, impiegati 27 direttori di gara con una sola donna, Margherita Pittella di Crotone. Femia l'arbitro più utilizzato, Aureliano ha concesso il maggior numero di calci di rigore. E poi andiamo alle finali playoff per accedere dalla prima categoria alla promozione. Soccer e Ardore in promozione. Iaconetti, Trivetta, Gromez e Doppietta sono gli eroi di giornata. Vittoria con identico risultato 3-0 e grande festa per il salto di categoria. Quindi Mesoraca 0, Soccer Montalto 3, Vigor 0, Ardore 3. E erano le ultime due caselle rimaste in promozione, appunto con queste due neopromosse, appunto Soccer Montalto e Ardore. Il quadro dei due gironi di promozione si è completato insieme a quello dell'eccellenza, parliamo della prossima stagione. Poi volley Serie A2 femminile, Soverato vira su Andrea Ebana, si va anche alla ricerca di un nuovo main sponsor. Il presidente Matozzo avrebbe già individuato il sostituto di Napolitano. Basket Serie B, Reggio non dimentica, inaugurata la statua per Massimo Mazzetto, Viola, si attendono novità. Poi Motomondiale, e ora Quartararo scappa via, l'italiano vittima di caduta, sul podio anche Zarco e Miller, vince in Germania, allunga in classifica generale Tonfo Bagnaia. Pallanuoto Serie A2 femminile, Cosenza chiusura in bellezza, battuta anche la Briz Catania. Questo era sulle pagine dello sport del quotidiano del Sud. E andiamo anche a Gazzetta dello Sport. Oggi dicevamo, essendo lunedì, giornata ricca di sport. Lukaku, ci siamo quasi. Il Chelsea chiede 10 milioni all'Inter, ma Zhang vuole pagare meno. Poi Casini, la nuova Lega avrà ricavi più alti e la FIGC ci ascolti, parla il presidente della Lega Casini. Poi comanda Milano, l'Olimpia, il Milan e l'Inter sanno vincere e trascinare, calcio e basket piglia tutto. Poi Armani dice sogno l'Eurolega e per la mia città l'Olimpiade estiva. Poi Juve, Ave di Maria, Allegri lo vuole a tutti i costi. Buffon in questa Serie A vale come un maratona. Berrettini super verso Wimbledon, Djokovic e Nadal posso battervi. Poi Martinenghi, la rana mondiale, questo è l'oro della maturità. La Ferrari si rialza, Sainz fa paura a Verstappen, rimontona Leclerc che è partito pare dalla 18ª posizione ed è arrivato, è concluso al 5º posto, partita dalla 18ª posizione perché è stato penalizzato per una irregolarità. Poi per l'Inter c'è anche Dybala, leggiamo anche sulle pagine di Gazzetta dello Sport, il giornale rosa. Juventus, la Juve aspetta Mister 28 trofei. Già oggi da Ibiza può arrivare l'ok. Di Maria a tutti i costi. Mare, relax e festa. Angel Di Maria valuta il futuro con gli amici italiani. Poi il tifoso Buffon. Di Maria sa fare tutto in questa A, sarebbe come un Diego Maradona. Se la Juve lo prende, e spero di sì, fa un vero e proprio affare, dice Buffon a proposito del possibile, insomma, dell'ipotetico arrivo di Di Maria alla Juventus. Poi parliamo di Napoli su Gazzetta dello Sport. Politano e il gruppo degli scontenti in attesa di offerte. Napoli senza pace. Questo era su Gazzetta dello Sport. Poi anche calciomercato
internazionale, il Borussia Dortmund da Haaland e Haller, due stelle in uscita dal City, Chelsea su Sterling e Gabriel Jesus verso l'Arsenal. Ecco qui la paginone dedicato, il panino dedicato a Berrettini, Berrettini raddoppia e plana su Wimbledon, posso battere Djokovic e Nadal, Matteo fa la voce grossa, nello slam londinese è il secondo favorito, tutti contro Re Nole, quindi un grande successo a Torneo Queens all'onda di Matteo Berrettini. Poi Ferrari, hai fatto il max, Verstappen divino e Verstappen divino e fuga mondiale, Sainz e Leclerc orgogliosi, Leone. Questo era su Gazzetta dello Sport. Prima di concludere andiamo anche a dare un'occhiata alla prima pagina del dorso nazionale del Quotidiano del Sud, l'altra voce dell'Italia. Non è vero che la corda non si può spezzare, titola il Quotidiano del Sud, l'altra voce dell'Italia. Il gioco pericoloso di Conte e di Putin di alzare la posta a fini mediatici. Poi cosa scrive il direttore del Quotidiano del Sud, Roberto Napoletano? Il gioco che stanno facendo in casa grillina è quello di tirare la corda a fini mediatici senza spezzarla. A pensarci bene, è la stessa corda che sta tirando Putin agli stessi fini mediatici, tagliando le forniture di gas all'Europa con una mossa che è oggettivamente da disperato. La situazione economica internazionale, dopo il successo storico dell'iniziativa di Draghi a Kiev con i capi delle due grandi potenze europee, che sono Germania e Francia, non lascia più spazi per neutralismi di sorta. Bisogna che Conte si renda conto che il tempo dei giochini è finito e che si dibatte di una rottura impossibile. Anche perché se in tutto questo ambiguo girovagare si spezza la corda e casca il governo Draghi, non ce n'è più e più nessuno tra rischio politico che fa impazzare lo spread e l'economia precipita di crisi, di fabbricazione mediatica che diventa economia reale. Lo stesso vale per Putin, perché se continua a tirare la corda si spezzerebbero in giro per il mondo anche le residue remore e dare più armi e soprattutto armi più potenti all'Ucraina. Bisogna stare molto attenti e fare i corsari, perché non ci si può più rendere conto della complessità della situazione e che la guerra può sfuggire di mano a tutto e a tutti in 5 minuti. Questo era appunto il pensiero del direttore del Quotidiano del Sud, Roberto Napolitano, direttore del Quotidiano del Sud, l'altra voce dell'Italia. Insomma, ha fatto un po' un paragone tra quello che sta accadendo nel Movimento 5 Stelle, questa ipotesi, questi venti di crisi del governo Draghi che potrebbe appunto cadere in questo, nel momento in cui c'è la guerra, quindi bisogna stare attenti a non far spezzare la corda. E lo stesso poi fa il paragone con Putin e la guerra, il fatto che Putin taglia il gas all'Europa, come dire, è come se anche Putin starebbe tirando la corda. Insomma, questo era il pensiero di Roberto Napoletano. Poi la terza estate di Covid, formiche o cicale, dice il Quotidiano del Sud. Poi case a un euro per rilanciare il turismo. Poi vola il Poli Bari, cioè l'Università di Bari, il 96,5% dei laureati è occupato al Poli Bari, il Politecnico di Bari, parliamo di università. Poi l'intervista a Margelletti, ora sì che si vede il cambio di passo dell'Europa. Poi ci sono gli esami di maturità, la carica degli oltre 500.000 studenti per l'esame che non dimenticheranno mai. Con questo noi abbiamo concluso il nostro nuovo appuntamento con i giornali in TV, come sempre sui canali del Digital Terrestre di STV, ma potete seguirci anche sulla nostra pagina Facebook STV e sul nostro canale YouTube di STV. Da Pasqualino Rettura è come sempre tutto, grazie per l'ascolto e l'attenzione. Con i giornali in TV ci rivedremo per le prossime edizioni.